A nessuno piacciono gli imbroglioni. Satana era un grande ingannatore, aveva seminato la menzogna tra un terzo degli angeli del cielo. E ora, come sappiamo, voleva ingannare Eva. Aveva preso possesso dell'albero, ne aveva mangiato il frutto e, come leggiamo nei libri Conquistatori di Pace a pagina 32 e Principi di Educazione Cristiana a pagina 24, affermava di aver acquisito così il dono della parola. Immediatamente Eva dovette confrontarsi con alcune prove empiriche. Sembrava che Cristo avesse torto nel dire che chiunque avesse mangiato il frutto sarebbe morto, perché aveva davanti un serpente che parlava la lingua umana ed era molto vivo. Quale grande tragedia! Ellen White afferma, in Segni dei Tempi del 12 maggio 1890, che se Eva avesse pronunciato qualche parola in difesa di Cristo, il nemico sarebbe fuggito. Non è tragico che si trovasse nella funesta situazione in cui credette che il tentatore non le avrebbe fatto del male, mentre invece non credette a Cristo che aveva fatto tutto per lei?